tutti, mi presento, sono Amita De Luca, il presidente di questa associazione musicale che vi ospita qui questa sera. Facciamo un applauso e un grande benvenuto a tutti gli amici che ci hanno raggiunto da Napoli. Grazie, un applauso per voi. Le giovani pianiste che abbiamo ascoltato e Marcello Esposito, che invito a venire qua per un ulteriore applauso. Sì, dopo sarà presentato meglio dalla sua insegnante perché ci delizierà di nuovo con le sue note. Allora, l'associazione Stiarmonici nasce qui ad Afragola 20 anni fa. Si occupa in primis, come avete potuto capire, di musica. Siamo una scuola che attraverso i nostri laboratori, insomma, ci occupiamo sia di formazione che di propulgazione della musica. E dicevo in primis perché l'appuntamento di questa sera invece è un altro taglio, diciamo così, è la presentazione di un libro che alcuni di voi hanno già potuto visionare lì sulla scrivania. E ha come tema principale la scuola italiana, che in questo momento vive un momento un poco difficile, come un po' tutta l'Italia, ma la scuola in particolare diciamo, sta navigando un po' sott'acqua. Speriamo per un futuro migliore. Non indugio in presentazioni varie e do subito la parola alle due protagoniste di questa serata, la professoressa Daniela Vellani. Il suo ultimo lavoro, il libro dal titolo Mamma, esiste una scuola dove le maestre non si arrabbiano quando un bambino sbaglia? Ed è un interrogativo molto forte. Facciamo ancora un applauso per la professoressa Maria Pia Moresano. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io ringrazio moltissimo l'associazione Stiarmonici, la presidente Aminta De Luca e la direttrice artistica Susanna De Luca, che ci hanno ospitato in un luogo che secondo me è importantissimo, secondo noi è importantissimo, perché insistere e resistere sul piano culturale e proporre la musica come un elemento di coesione e di amicizia è una cosa importantissima. Lo dico anche da insegnante e in più aggiungo che sono molto contenta che la collega Daniela Vellani mi abbia chiesto, e sono molto onorata di poter aiutarla a presentare il suo libro. E quindi comincerei immediatamente, insomma, a entrare nel vivo della questione. Allora, il libro ha questo titolo, appunto, Mamma, esiste una scuola dove le maestre non si arrabbiano quando un bambino sbaglia. È un titolo molto lungo di cui daremo conto un po' più tardi. Era interessante secondo me cominciare nel pensare che quante persone sono coinvolte nel mondo della scuola e quanto è importante continuare a parlarne. È importante anche che persone che vivono dal di dentro come esperti possano dare il loro contributo nel raccontare quello che succede in un mondo che, dopo un certo periodo di totale stasi, ha cominciato a muoversi con continue riforme, mettendo in difficoltà e creando un po' di preoccupazione in tutti coloro che ne usufruiscono, dai docenti, ai genitori, agli stessi alunni. Quindi siamo un po' tutti quanti tentando di raccapezzarci in questa continuo cambiare, proporre, ritornare sui propri passi. E diciamo che il libro di Daniela è un po' un punto fermo in questa situazione così cambiante, ed è anche un altro elemento secondo me interessante, che mentre tutti quanti utilizzano tantissimo i sistemi digitali e si piange la possibile perdita del libro scritto su carta, invece in questo periodo ci sono tantissime persone che, pur usando sistemi digitali, approfittano in maniera secondo me molto interessante del mezzo scrittorio più classico, che è proprio il libro cartaceo, e dove probabilmente c'è una pullulare
di idee, proposte, commenti, riflessioni che non possono fare altro che arricchire tutto il sistema culturale che comunque va avanti. Quindi chiedo a Daniela qual è la sua posizione rispetto all'utilizzo della carta stampata ma anche dei social network. Innegabilmente i social network rappresentano un aspetto della cultura moderna molto forte, però il libro cartaceo col suo profumo, col suo odore proprio di carta è un'altra cosa. Però bisogna sfruttare e tener conto appunto del mondo del computer, del linguaggio telematico, e infatti anche in questo libro c'è un capitolo dedicato proprio all'informatica, all'uso del computer nella scuola, alla LIM, perché attualmente ormai non possiamo fare a meno di questi mezzi che diventano dei sussidi e dei mezzi che ci permettono anche di velocizzare una serie di attività, di messaggi. E niente, io ho scritto questo libro che, come ha detto Pia, si intitola Mamma, esiste una scuola dove le maestre non si arrabbiano quando un bambino sbaglia? Una domanda che mi fece mio figlio quando era piccolino e mi fece riflettere tanto, mi fece anche mettere in discussione, perché chissà quante volte anche io, magari senza volerlo, sicuramente in buona fede, ho perso la pazienza con qualche alunno, magari ho dato l'impressione di arrabbiarmi di fronte a qualche difficoltà, qualche domanda, qualche ostacolo, e quindi mi ha fatto anche riflettere tanto. E ho pensato, sì, forse esiste qualche scuola dove le maestre non si arrabbiano, quelle scuole dove le maestre si mettono in discussione, le scuole dove si lavora col sorriso e dove si crea un ambiente gioioso, un ambiente familiare, un ambiente dove il bambino possa esprimere al meglio tutte le sue capacità e tutte le sue risorse. E questo libro io l'ho scritto di getto, sul cartaceo, ecco, ci tengo a precisare, poi l'ho riportato anche diciamo ovviamente sul computer, perché io amo scrivere di getto, cioè, o meglio, so scrivere solo di getto, no? E difficilmente mi metto a tavolino e stabilisco come devo scrivere, cioè non seguo un piano precostituito, devo scrivere quando le parole mi arrivano. Infatti soprattutto la prima parte del libro, che è una parte autobiografica in cui c'è il percorso un po' della mia vita di studentessa, di madre, di supplente che tornava a casa piangendo perché non sapeva tenere la classe, quindi ragazzi che facevano confusione approfittando della debolezza di una supplente che magari per cercare di tenerli buoni si mostrava pure amica, bravissima, che alla fine, proprio per usare un termine proprio terra terra, ci accoppano quando ci comportiamo così. E allora ho buttato giù questo sfogo, come ho detto anche nella premessa, perché che nasce proprio dall'esigenza di comunicare questa esperienza, come dicevo, di studentessa, di supplente, di insegnante, di madre, e che ho voluto condividere. L'ho scritto proprio di getto, così velocemente, perché mi arrivavano queste parole che volevo condividere. E infatti tutta la prima parte del libro, come dicevo prima, è una parte autobiografica. Ed è una parte in cui c'è questo percorso che riguarda anche storico, se vogliamo, perché c'è un riferimento agli anni 60, la scuola degli anni 60, la scuola degli anni 70, quella dal 68 in poi della contestazione, che sappiamo benissimo, insomma, che ha portato poi a una serie di cambiamenti nella scuola con i decreti delegati, insomma, la scuola aperta ai rappresentanti di classe, eccetera, e poi si arriva agli anni 80 e all'esperienza attuale. Quindi c'è questo percorso autobiografico seguito poi da una parte didattica un po' più dettagliata a livello didattico, diciamo, forse un po' più per gli addetti ai lavori, ma neanche, perché dico che è un libro che è leggibile da tutti. Io ho letto qualche
pezzetto pure ai miei alunni, è piaciuto tantissimo, addirittura un alunno si è commosso quando leggevo la parte iniziale, la parte introduttiva, il prologo diciamo, in cui c'è questo racconto di un bambino a cui gli insegnanti tagliano le ali, creando una serie di insicurezze che poi insomma si porterà avanti per la vita, perché quando vengono tagliate le ali ai bambini, soprattutto a scuola, che è un punto di riferimento, molto importante, è una famiglia, le maestre rappresentano, le mamme rappresentano dei punti di riferimento proprio fermi, quando vengono tagliate proprio in quel contesto le ali, e allora si creano dei disagi che poi difficilmente ci si potrà togliere, insomma. Questa insomma è la parte iniziale, come dicevo, e poi potremmo passare a uno stacchetto musicale. Sì. Ah no, volevo dire un'altra cosa, ecco, questo stavo dicendo, poi mi sono persa perché come vedete io anche quando parlo vado così a ruota libera e non riesco ad essere calcolatrice, quindi ho iniziato con una cosa e volevo dire un'altra. Volevo dire appunto che questo libro lo possono leggere i bambini anche, i ragazzi, io l'ho fatto leggere anche a degli amici musicisti, c'è tutta una parte dedicata alla musica ed è piaciuta anche questa parte. E quindi si sono immedesimate persone anziane, persone che sono in pensione da diversi anni e hanno rivissuto, non so, gli anni della contestazione, si sono immedesimate le mamme, si sono immedesimate le professoresse, le maestre, quindi è un libro che offre l'opportunità un po' a tutti di identificazione. Bene. Ringraziamo ancora. Solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che vogliono così vedere l'esperienza di chi la scuola la vive in prima persona. Adesso passo la parola a mia sorella, il maestro Susanna De Luca, docente di pianoforte di questa scuola e di direttore artistico. Ci è piaciuto intervallare queste parole, infatti l'incontro l'abbiamo chiamato proprio tra parole e musica, con degli interventi musicali dei nostri alunni di chitarra e pianoforte questa sera, ma la scuola ha varie classi, da pianoforte, batteria, canto lirico, canto leggero, ma questa sera abbiamo voluto portare i ragazzi un po' più grandi della scuola che frequentano il conservatorio, fanno gli esami in conservatorio, e dopo Marcello Esposito che ci ha fatto ascoltare uno studio di Chopin chiamato Revolution, perché Chopin è stata una persona che quando ha scritto con il cuore, specialmente per il cuore della sua terra. Quando ha saputo che Varsavia era stata presa dai russi, lui ha scritto questo brano che avete ascoltato al pianoforte proprio per esternare il suo disappunto. Questa sera, adesso, in questo momento, ci eseguirà un pezzo alla chitarra il fratello di Marcello, perché qua sempre a due a due arriva un fratello, poi dopo un po' inizia un altro fratello e dopo un po' vengono anche i genitori, perché il 40% della scuola di musica è di persone over 40, persone che c'è chi va a ballare, c'è chi va a fare sport e c'è chi impara uno strumento, non è mai troppo tardi. Brevemente, Luigi Esposito, ventenne, universitario, settimo anno di chitarra classica al Conservatorio di Avellino, ci eseguirà due capricci di Legnani, il numero 13 e il numero 9. Buon ascolto. Thank you.
Allora, riprendendo la narrazione, nel libro si intrecciano in forma di contrappunto due filoni, quello autobiografico e quello dedicato alla scuola. Uno snodo fondamentale che rende preziosa l'esperienza dell'insegnante e dell'insegnante Daniela Villani, scrittrice, è il fatto di aver avuto la fortuna di frequentare un centro di riabilitazione, il CIFAS, che sicuramente ha contribuito a dare a Daniela una visione del mondo della scuola e soprattutto di come poter intervenire in maniera mirata nei confronti di ragazzi disabili e quindi potersi avvalere di queste conoscenze anche per i ragazzi cosiddetti normali. E credo che sarebbe interessante, insomma, ci avesse dato un saggio, una postilla. Grazie per aver ricordato l'esperienza che io ho effettuato al GIFAS, che è stata per me una palestra di vita, per l'insegnamento, per tutto. Il GIFAS è un centro che attualmente si trova a Bagnoli, che ha di riabilitazione per bambini diversamente abili. E io ho avuto l'opportunità di lavorare in questo centro diversi anni fa e facevo parte di un'equipe medico-psicopedagogica in qualità di pedagogista. E veramente questo lavoro, questa attività mi ha permesso di, mi ha aperto tantissimo la mente e mi ha permesso di conoscere abbastanza bene i bambini con i loro disagi, le loro problematiche, e mi ha fatto capire che c'è un mondo enorme all'interno di ciascun bambino, anche con le proprie diversità. Infatti adesso mi viene in mente con i miei voli pindarici, pensavo alla recita che quest'anno ho organizzato a scuola, musical, che parlava proprio della diversità, delle diversità. E allora, ritornando a questo centro, io ho lavorato molto bene e ho avuto la collaborazione di psichiatri, logopedisti, psicomotricisti, e i bambini mi hanno insegnato tanto, perché attraverso i loro disagi mi hanno arricchita tantissimo veramente mi hanno dato tantissimo e mi hanno permesso di affrontare attualmente anche le difficoltà che posso incontrare nella scuola, a volte con dei bambini che hanno dei disagi che non sono solo quelli dichiarati come portatori di handicap, quei bambini che hanno bisogno di sostegno, ma ci sono tantissimi disagi, tantissime difficoltà che possono incontrare nel loro percorso scolastico dovuto a problemi di linguaggio, problemi di insicurezza, autostima bassa, problemi di eccessiva esuberanza, ricerca di affetto, insomma una serie di problematiche che si incontrano nella scuola tutti i giorni e non si finisce mai di imparare. E allora grazie a questa palestra, a questo confronto che facevo costantemente con riunioni di equipe fatte molto bene, durante le quali ci si confrontava su ogni bambino, per cui ogni componente dell'equipe, la vera equipe medico-psicopedagogica di cui si parla tanto nei libri, ma molte volte non esiste, oppure se esiste non lavora proprio come si dovrebbe. Invece in questo centro si lavorava non a scopo di lucro, ma quasi a livello sperimentale, per dare il meglio ai ragazzi, e quindi proprio mi ha permesso appunto di crescere e di poter adesso dare quello che posso dare. Cioè, io ho capito che bisogna proprio dare tutto se stessa ai bambini, ai ragazzi, senza avere mai preconcetti o pregiudizi, perché spesso nella scuola ce ne sono tanti e non riguardano soltanto i bambini diversamente abili, ma quelli dichiarati diversamente abili, ma poi anche tante altre diversità che si incontrano nella scuola. E spesso, per esempio, i bambini, qui ne parlo nel libro, c'è un capitolo anche dedicato a questo, i bambini dal pensiero divergente sono bambini che non sono compresi dagli insegnanti, e forse proprio l'esperienza che ho fatto a GIFAS mi ha permesso proprio di avere una certa apertura anche verso questi bambini, quei bambini che non seguono quella logica convergente, diciamo così, e quindi vengono visti come dei bambini che possono dare fastidio, che sono distratti,
che hanno delle modalità di riflessione, di logica diverse dalle altre. E invece questi bambini hanno delle, a volte proprio delle genialità, delle capacità notevoli che non sono comprese, perché molte volte nella scuola, io mi permetto di dirlo perché ho avuto tanti colleghi, mi sono spesso incontrata o scontrata con diversi colleghi sui vari ragazzi, e molte volte ho capito che il pensiero divergente è un pensiero che dà fastidio, perché ci sono dei preconcetti, c'è un modo di pensare, di rapportarsi ai ragazzi che, diciamo, usiamo pure il termine tradizionale, ma non direi neanche tradizionale, quello che uno si aspetta dai ragazzi, certe cose, certi percorsi. E invece bisognerebbe capire che a volte ci sono ragazzi che escono dal percorso, dal sentiero, e ne seguono altri, e magari conseguono anche brillantemente degli obiettivi. E molte volte questo non si capisce, per cui ci si aspetta sempre quel tipo di percorso, quel tipo di pensiero, e questi ragazzi sono penalizzati tantissimo, e io lo vedo spesso nella scuola, e l'ho visto anche in mio figlio, e poi lo capisco anche perché può darsi che io proprio sia un insegnante divergente, a volte mi viene questo dubbio. Infatti, a proposito per esempio delle prove invalsi, io penso che ahimè dobbiamo fare per ogni anno, e ormai fanno parte proprio la modalità di valutazione dei ragazzi, degli insegnanti, delle scuole, e io